ragazzi, bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro wow DJ Vise. Signori, siamo tornati quest'oggi. Prodotto Hellvape. Dopo il passage, no, Hellvape mi ha inviato dell'Eurocoil, le Fused Clapton in Ni90. Particolarità di queste coil: sono da 3 mm, nonostante siano in Ni90. Guardate la reattività. Direi che sono molto reattive, nonostante siano in Ni90. Allora ragazzi, parlando con il genio pazzo della Woody Waffom, lui mi ha detto che probabilmente sono così reattive perché loro fanno solo il rivestimento esterno in Ni. Quindi potrebbe essere che l'interno sia in acciaio, per quello sono così reattive. Io però metterei l'originale passage, così lo proviamo come si deve. Pronti? Vediamo un po'. Otteniamo una 0,12 ohm e via. Aromaticamente niente male, devo dirvi la verità. Bevono molto liquido. Queste coil le ho utilizzate per un paio di giorni. Devo dire che sono un po' sporche. Nulla di eccessivo, però si sporcano facilmente. Generano un bel po' di vapore, onestamente. Sono perfette su meccanico perché andate comunque in sicurezza, la batteria non viene surriscaldata, l'atomizzatore neanche. Con il passage, vi dico la verità, con 3 fori è bello arioso. Proviamo con 2 fori aperti. Decisamente più contrastato e allo stesso tempo più gustoso. Resa aromatica a 7,5. Vaporosità 8,5, niente male. In questo caso sto svapando un fruttato, sarebbe meglio provare un cremoso. Però anche col fruttato rende. Generano molto vapore, sono coil complesse e semplici da montare, soprattutto sul passage, perché abbiamo visto il deck com'è. Ve ne vengono fornite all'interno tante, veramente tante, guardate quante, ne abbiamo, conto la coppia, una coppia, due coppie, tre coppie, quattro coppie, più quelle che ho montato sono 5 coppie. Niente male ovviamente, da montare in dual, si possono montare anche in single coil, ma secondo me non ha molto senso. La reattività c'è, non è come quella delle Waffom coil. Io ormai mi sto prendendo come riferimento le Waffom perché sapete benissimo quanto funzionano bene, quindi mi sono preso come riferimento le Waffom. Quindi reattività io posso dargli un 7,5 perché comunque sono in Ni90, aromaticamente ripeto 7,5, però vaporosità 8,5, ottima vaporosità, non si può dire nulla. Complimenti alla Hellvape che ora sta provando a fare anche queste tipologie di coil. Queste sono le prime. Settimana prossima invece vedremo le altre che mi hanno inviato, che ho montato su, sempre sul passaggio, ma in questo caso in un'altra box. Le proveremo sempre ovviamente su meccanico, dovrebbero essere le Tricore Fused Clapton. Raga, che altro dire? Vi ringrazio per aver guardato il video. Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, a condividere il video, a condividere anche il canale. Dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi...